Insieme siamo arrivati quindi alla settima puntata del capitolo dedicato al Modern Electric Bass e dedicato al nostro mito Giacomo. E questa puntata è quella che temo un po' di più di tutte perché vado a vedere la famosa Jam in Me, scritta Jam in inglese, che Giacomo fa improvvisa sul momento appunto nel video del Modern Electric Bass. Ora non mi ricordo precisamente a che minuto inizia, però tanto non è questo il problema. Allora, premetto che in una lezione non ce la farò a fare il tutorial di tutta la jam, e premetto anche che lo scopo di quello che poi è tutta l'analisi del Modern Electric Bass non è quello di rifare in modo preciso quello che ha fatto lui, ma è quello di capire cos'è riuscito a fare lui inventandolo sul momento specifico, che è tutto improvvisato. Sembra una composizione per basso solo, quindi la genialità di questo personaggio è mezza. Tant'è che, come vedete nel video, anche Jerry rimane un po', diciamo, positivamente sconvolto, e quindi non è ricreare quello che ha fatto lui, ma è cercare di capire come pensa sul momento, come gli vengono certe frasi, e appunto, a proposito di frasi, è quelle di studiarle per poi interiorizzarle e magari utilizzare qualche frammento poi nelle nostre composizioni. Quindi questa è la premessa. Per quanto riguarda la jam, diciamo che a livello armonico, tra virgolette, perché poi ovviamente c'è solo il basso, quindi fa tutto, melodia, ritmica, armonia, vabbè, è un genio. Diciamo che è pensata in mi, nel senso che gira un po' intorno al classico mi funk, come chiamo io, mi settima, quindi si può pensare come se fosse stata creata su un accordo di mi settima. Poi ovviamente ci gira intorno e lo abbellisce, ci esce, ci torna un sacco di volte che vedremo insieme, però in linea di massima, ecco, l'accordo su cui è costruito più o meno tutta la jam è questo. Allora, andiamo a vedere piano piano, passo dopo passo, come suonarla e come studiarla nel modo che io ritengo giusto, ovvero passo dopo passo, andando a sentire, io l'ho scritto, quindi lo trovate scritto, però mi raccomando di ascoltare, quindi se ce la fate non leggete quello che ho scritto io. Anche perché può essere che ci siano degli errori, perché non è semplice scriverla, ma cercate di buttarvela giù a orecchio se possibile. Comunque andiamo a vedere lentamente. Parte subito con una ghost, chiaramente alla Jaco. Consiglio quindi anche per il sound, anche se qui diciamo non è proprio il sound tipico di Jaco. Però comunque si sente il suo tocco e si sente anche che ha un tocco molto molto forte, molto deciso. Infatti è un'ottima occasione proprio per sentire questi dettagli, visto che c'è solo il basso. Allora, si è detto, parte con una ghost, ovvero dal mi. Faccio la prima frase, diciamo. Io diciamo guarderei tre o quattro battute per volta. Allora, cosa ha fatto qui? Parte con la ghost e poi fa due quarti staccati e con molto accento, perché appunto il tocco è veramente forte, quindi. E ancora di più l'ottava, quindi mi 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 mi,
Sempre in staccato, cioè quel puntino sopra la nota, non nota lunga, quindi pa, pausa, ghost, io la prendo ad esempio sul sesto tasto del re, in questo caso, e fa questa frase, quindi ghost, sesta maggiore, classico di Giacomo sugli accordi di settima, appunto. Quinta. Quindi quinta si sì, naturale, ritorna sulla tonica e si ferma sulla terza maggiore, quindi sul sol diesis. Quindi. Provate a farlo in loop, anche solo questa piccola frase, questo frammento. Entrare nelle mani e nella testa anche. Poi c'è una ghost, diciamo, sull'ultimo movimento in levare, per poi andare sulla quarta giusta, quindi fa ghost, la naturale. Qui c'è il primo elemento caratteristico, la quarta aumentata, quindi entra già un po' nella sonorità lidia, diciamo così. Quindi la un quarto, due ottavi di quarta diesis, quindi la diesis, legato alla quinta giusta, che è il si naturale, vero? Sì. Classico, due ghost, quindi due ottavi. Non ricordo come si chiama questa tecnica, aiuto, però quella di scendere, diciamo, con le ghost. Quindi potete esercitarvi in loop, come faccio io. Quindi la frase viene così. Scusate. Ferma sulla quinta sotto, dal si al si, quindi le potete prendere ad esempio sul nono tasto. Quindi dall'inizio. Andiamo avanti. Quindi quinta battuta. Altra caratteristica molto molto bella. Andiamo a vedere. Pausa sul primo ottavo, poi ghost ancora. Lentamente. Sentite com'è musicale tutto insieme. Cosa ha fatto qui? Ghost, quindi la ghost è sul secondo ottavo del primo movimento. Settima maggiore. Seconda maggiore, fa diesis. Seconda bemolle, quindi il fa naturale. E ghost, fa sempre a ghost dopo ogni nota. Torna sulla tonica. Andiamo avanti, battuta 6. Molto accentuata questa quinta, quindi siamo sulla tonica sul primo movimento, un quarto, pausa. Levare, è un levare immaginario perché non c'è appunto BPM, non c'è metronomo, non c'è batteria, quindi
è un po' a senso, un po' scritta, è suonata liberamente, però potrebbe essere così se ce la suonassimo col metronomo. Quindi fa male le dita. Mo' accento forte sulla quinta, fa. Ribatte la quinta ancora, quindi si, si. Settima minore, re naturale, ghost e sesta maggiore. Vado avanti, siamo alla battuta numero 7, pausa. Ma ricordo meno io, qui aspetta. Questo è quello che ci sento io, quindi una terza maggiore, due ottavi, un agosto e un... ci sento un re a vuoto, quindi... Poi rifà quarta giusta, quarta aumentata, arriva al si nella battuta successiva e riscende sul si uguale a prima, quindi con le due agoste. Fa un pochino il giochino di prima, molto simile. Ritorna sulla tonica pa passando da seconda maggiore, seconda minore, tonica. Quindi. Mi fermo qui. Quindi siamo arrivati alla battuta 9, dove c'è pippo baba, altri due ottavi, diciamo, molto accentuati, ma con l'accento bello, bello evidenziato. Ta-ta, un pa, quindi sarebbe ottavo, ottavo, pausa, ottavo. Ghost, pausa, ghost, pausa. Vedete, questi cliché di Giacomo, sesta, quinta, tonica, terza. Fateveli entrare nelle orecchie, che sono molto utili. Nel funk non solo. Tutti i cliché che riutilizza, giustamente. E quindi qui scende, si è detto, fa questo sesta, quinta tonica. Undicesima battuta, terza maggiore, di nuovo quarta giusta. Quarta aumentata e quinta. Ghost e quinta ancora con l'accento. La battuta 12 l'ho scritta in 12 ottavi, in 9 ottavi, scusate. L'ho interpretata in questo modo e suonerebbe così. Pausa. Ta 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 ta
dalla quarta, dalla, scusate, dalla terza maggiore, seconda maggiore, seconda minore. Quindi. Pa, pu, pa, pu, pu, pa. Settima minore, sesta maggiore, quinta. E poi arriva sulla della tredicesima battuta e io mi fermerei qui per questa puntata, diciamo, perché sono poche battute, ma toste e con molti elementi che vi consiglio di esaminare attentamente uno per uno, facendo molta attenzione a tutto quello che succede. Tutto quello che fa Giacomo, le ghost fondamentali, quindi lenti
ma precisi. Questa è la parola d'ordine, e capire ciò che fa, capire le frasi, capire i suoi ragionamenti, che ovviamente lui non stava pensando a scale o cose simili, semplicemente stava improvvisando con il suo linguaggio musicale, avendo tanta esperienza, tante frasi interiorizzate che ripropone. Però il modo giusto per studiarlo, secondo me, è questo. Quindi, ragazzi, io ho fatto del mio meglio per questa prima parte della jam, ma non è semplice né suonarla né spiegarla. Però ce la metto tutta, quindi se volete continuare a seguirmi anche nella prossima puntata dedicata al Modern Electric Bass, me lo fa che piacere. Vi saluto e al prossimo video.